dove può spingersi il Cotton Club? Questa è la domanda, il motivo per seguire gli ultimi 100 minuti di regular season di una squadra già certa del primo posto, che stasera cerca la 20ª vittoria consecutiva e che ha il miglior attacco e la miglior difesa. L'Atletico Fiumicino può giocarsela comunque a viso aperto, tentando di vendicare il sonoro 4-0 dell'andata e magari sostenendo mano a mano la sfida per il titolo di capocannoniere della Lega. Amici di Fanner, buonasera dal Ciriaci, la 29ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Cotton Club Atletico Fiumicino. Mi smentisco subito dalla fase di presentazione, perché purtroppo l'Atletico Fiumicino deve fare a meno questa sera di Marco Maramao, assenza importante. Nel Cotton Club sono assenti invece sia Artistico che Davide Ferre, squalificato. Rimane in campo con il servizio verso l'area di rigore, subito il vantaggio del Cotton Club al quarto minuto di gioco. La firma è di Alessio Empoli con il gran cross però del capitano Giordano. Ancora per Stefano Mosciatti, il pallone che viene subito scaricato in porta con la conclusione di Vrapi, di pochissimo fuori. Dauria lungo il servizio, altro tiro questa volta di Blandino, si stampa poco fuori. Eccolo il servizio ancora per Moscianti, dentro l'area di rigore, ancora gran risposta di Santarelli. Lungo il pallone, buono il tocco per Giordano, Giordano ancora, Giordano si distende Gizzi, gran risposta del portiere dell'Atletico Fiumicino. Se la gioca esce Valerio, vai tu dentro. Arriva il fischio dell'arbitro, il tiro a giro e il pareggio dell'Atletico Fiumicino. Gol spettacolare quello di Stefano Mosciatti, ottimo destro a giro e 1-1 dell'Atletico Fiumicino. Qui attenzione a Blandino che scatta, va verso l'area di rigore, Blandino si accentra, il tiro, il vantaggio del Cotton Club. Stavolta a concludere è Mirko Forcina sull'asse di Blandino, che ha fatto tutto bene, compreso l'assist ovviamente per il 2-1 del Cotton. Da Blandino colto in anticipo, ancora Empoli questa volta riesce ad andare, da Blandino che parte, tenta la conclusione e Gizzi in area di rigore. Arriva il servizio, deve arrivare uno scarico con il tiro, ancora una volta Santarelli, grandissima azione di Marchionni che ha liberato la conclusione chiusa in una morsa di tre maglie nere. Mezzo. Mele lascia scappare l'avversario e arriva il pareggio nuovamente dell'Atletico Fiumicino, un pallone che in qualche modo in area di rigore c'è arrivato ed è 2-2 alla fine del primo tempo. Empoli per Forcina, Forcina si gira, ma che cosa ha fatto Forcina? È il 3-2 del Cotton Club, un gol spettacolare di Mirko Forcina, subisce il gol e poi Forcina la risolve così, è di nuovo vantaggio Cotton. Subito ci prova l'Atletico Fiumicino, un gol da distanza siderale direttamente dal dischetto di centrocampo, direttamente alla prima azione del secondo tempo. È il pareggio dell'Atletico Fiumicino. A realizzare il gol è andato Stefano Mosciatti. Giordano prova lui a ripartire, c'è lo scatto anche di Barbarella che è arrivato in area di rigore, invece la conclusione e il gol è di Giordano. Altro gol pazzesco del Cotton Club è quello del poker, 4-3. Devi puntarli. Arriva il cross rasoterra, una deviazione improvvisa, Santarelli non trattiene e ancora una volta l'Atletico Fiumicino la riesce a pareggiare, una partita pazzesca, è ancora pari, è 4-4. Poi c'è Nicola, va direttamente lui da Blandino, Blandino ancora in possesso del pallone, arriva lo scarico per Empoli che la piazza poco alta sopra la traversa. Da Mosciatti, Mosciatti ancora, Mosciatti insiste e poi c'è la conclusione di Vrapi, ci arriva con il guantone Santarelli. Subito Giordano la gioca, prendo a sinistra, pallone per Barbarella e all'ultimo vince anche questa il Cotton Club, Alessandro Barbarella, il gol numero 22 in campionato, è il 5-4 del Cotton. Triplice fischio dell'arbitro, quanta fatica per il Cotton Club, la vince soltanto all'ultima contro un ottimo Atletico Fiumicino, una partita pazza e spettacolare. I gol del Cotton quasi tutti da copertina, ma da copertina è soprattutto la prestazione
prestazione dell'Atletico Fiumicino, che quasi riesce a fermare sul pareggio il Cotton. Alla fine però vince anche questa la squadra di Giuseppe Pucci, è la 20ª vittoria consecutiva in campionato, e alla prossima si chiude in bellezza contro la Goldbet.